Alessio Colella, responsabile del settore danza hip hop del Summer Camp Arcobaleno all'Aquila sulla strada Mausonia nella frazione di Pianola. Questo è l'open day ancora in corso, nonostante il clima poco favorevole, tantissima gente, tanti genitori con tanti bimbi sono venuti e continuano ad arrivare. Le sensazioni per questa prima giornata di questa splendida avventura? Allora, è una giornata molto intensa perché avevamo quasi paura che questo maltempo ci portasse sulla brutta strada e invece ci siamo resi conto che nonostante le difficoltà, nonostante il periodo, nonostante i numerosi DPCM, le persone, i genitori, i bambini, i nonni sono sempre curiosi di scoprire nuovi progetti, di scoprire dove insomma portare i propri figli, i propri nipoti, insomma hanno una grande carica che non ci aspettavamo e quindi è stato un motivo per spronarci, per avere più energia per quest'estate che sarà veramente un'estate formidabile perché siamo uno staff di 25 istruttori, giovani e soprattutto professionisti, quindi ognuno professionista nel proprio campo e quindi non vediamo l'ora di partire. Saranno tantissime le attività in questo Summer Camp, ce ne può anticipare qualcuno anche se la città già sa quello che si fa qua dentro, però è bene ripeterlo, è bene ricordarlo. Allora sì, tra le numerose attività troveremo attività sportive e attività artistiche. Tra le attività sportive troveremo la ginnastica, troveremo magari la bike, nuoto, calcio, basket per tutte le fasce di età che sono accettate in questo campus e per la parte artistica avremo il lato danza, avremo anche la parte di canto, c'è anche la parte di inglese, studieranno anche un corso di cinese e io mi occuperò della parte del settore dell'hip hop, quindi diciamo ho l'impegno di educare i bambini su quello che è l'arte dell'hip hop, quindi far conoscere loro quest'arte di strada che molto spesso viene definita come un'arte un po' di basso valore, quando invece può avere un valore molto più sopravvalutato, quindi partiremo dalla storia dell'hip hop, andremo a studiare tutte le basi, quindi faremo scoprire come è nato l'hip hop, con quale tecniche. E poi andremo a fare anche qualche coreografia, quindi andremo anche a studiare sull'interazione tra i bambini, che ovviamente sempre con tutte le modalità. E ovviamente tutto questo verrà fatto nel miglior modo, quindi divertendoci con l'aiuto anche dei bambini, delle loro idee, della loro creatività, quindi andremo a sfruttare qualsiasi loro punto forte, anche perché in questo momento di chiusura siamo convinti che i bambini hanno avuto un momento di riflessione, quindi sono talmente pieni di idee, di creazione che noi vogliamo sfruttare questa loro dote e quindi la metteremo in campo anche in tutte le nostre lezioni. Quindi sembra che fra voi e i bimbi, quelli che hanno più voglia di esplodere, di riprendersi gli spazi, siete anche voi? Sì, assolutamente, noi non vedevamo l'ora, infatti siamo partiti subito a bomba con la pubblicità, con organizzare, abbiamo già organizzato molte attività, molti eventi e veramente non vediamo l'ora di poter dare il massimo soprattutto a questa fascia di età che ha bisogno di vivere questi anni perché abbiamo paura che si stiano bruciando questa loro adolescenza, invece noi vogliamo che si recuperi. Ci saranno anche ovviamente i bimbi più piccoli, a loro andrà dedicato forse un pochino di, non di maggiore attenzione, però sono diversi i mondi tra chi è adolescente, chi si affaccia all'adolescenza e chi invece magari sta per cominciare le scuole elementari. Sì, certo, ovviamente in ogni fascia di età avremo delle persone specifiche, dei tutor che si occuperanno di loro e che hanno appunto il compito di relazionarsi con i bambini e soprattutto capire le loro esigenze e poterli soddisfare nel massimo modo. Abbiamo anche Marianna Coccia, esatto, che si occuperà del lato della psicologia, quindi andremo anche a vedere tutto ciò che ha creato il Covid a loro e quindi andare a compensare tutte le loro mancanze, sempre nel divertimento, nella musica, nell'arte e nell'educazione. Quindi andremo a riempire
tutto ciò che è stato mancante in questi anni nei bambini. Credo ancora nei baci rubati al costo di sale sul mare con te, agli abbracci che ci hanno negato, vietato per sopravvivere. Credo ancora ad un tempo che torna e che ci trasforma, siamo qui per rinascere, ad un sole che tarda ad andare, è tornata l'estate. Siamo cuore arcobaleno, siamo nuvole sereno, siamo anime che ce la fanno, sai. Vieni a ballare, l'inverno è da scordare, col sole in faccia vieni a divertirti con noi. Vieni a ballare, non te ne puoi pentire, con il sorriso a posto siamo supereroi. Tu segui l'istinto e non ti fermare, mollai ormeggi pronto a salvare. Segui i colori, balla, fai quello che vuoi. Guarda che immenso l'arcobaleno, lasciati andare, torna il sereno, alza le braccia al cielo.